altre cose, quella ha detto lei. C'è l'anarchia, amici, anarchia più totale. Abbiamo detto che sono le feste, ci facevamo gli auguri. Era l'ultima puntata della settimana e così, no? È così stasera. Va bene, allora abbiamo un ascoltatore, mi diceva la regia, per cui assolutamente priorità. Buonasera Sergio. Buonasera. Ecco, Sergio. Ci siamo un attimo lasciati andare, ma siamo serissimi e siamo qui con lei, prego. Sì, sì. Vorrei ringraziare il governo Alfetta, come lo chiamo io. Alfetta. Il governo Alfetta che ha dato un po' di soldi a Roma, giusto? Purtroppo. Esatto, grazie ai, come chiamo io, i catto comunisti, giusto? Non lo so. Non sono comunisti, non so, Alfano non è comunista, ma gli altri sì, cioè la mentalità è quella, non è che si cambia in pochi anni, è sempre quella lì. Dobbiamo anche pagarli noi le cose di Roma, non so se vogliono, cioè è giusto che la paghiamo noi, che siamo pirla, perché siamo pirla, e Boni è ancora troppo buono con i comunisti lì. Non è che posso picchiare le marche. Intanto io sono però la partita democratica. Sergio, noi ieri abbiamo dato conto e anche nel dettaglio, e onestamente, come avevamo due consiglieri di Regione Lombardia, erano abbastanza dalla sua, insomma, siamo tutti d'accordo, non è giusto, bisognerà cambiare questo tipo di situazione, anche perché non esiste che le situazioni, c'è un debito pazzesco quello di Roma, in cui rientra addirittura, poi si recupera, non lo so, io ho sentito, si capisce anche poco anche qui, è così, meno si capisce, meno si può spiegare, i biglietti della vista sui vulcani. Ma sono leggi speciali perché Roma è la capitale, cioè non che io le no, capito, approvi, allora facciamo capitale Milano. Però facciamo capitale Milano. Sei più virtuosa. Ci sono, mi sa che si andiamo, facciamo un accordo su Milano diventa città metropolitana. Allora, e già sarà se un passo è importante. È un problema di capitale. Io non ero ironica. Sergio, no, grazie. Grazie, Sergio. Non è che non l'abbiamo. Però, città speciale, soldi speciali in quanto capitale. Allora si fa una bella agendina, come ha detto che non c'è Babbo Natale, il nostro premier, ma ha detto che ci vuole il bravo capo di famiglia. Allora, da capo di famiglia prendi una bella agendina e segni quante volte Roma ha fatto la birichina rispetto ad altre capitali. Per me può essere anche Firenze, cioè le capitali d'Italia. Stiamo facendo l'unità d'Italia, stiamo passando sposta tutte le vecchie capitali. Che dice? Boni, la spostiamo? Ma non è questione spostare. Allora togliamo sta roba qua. Anche perché noi facciamo un po'. Cioè, io, naturalmente, il cuore batte a Milano. La vorrei domani mattina la capitale a Milano. No, quello che dà fastidio è che, insomma, non può che essere. Noi per far passare allora questi benedetti decreti sul federalismo abbiamo dovuto fare questo patto scellerato di Roma capitale. Come diceva De Marchi, Roma capitale vuol dire avere un'altra regione là. Perché ora hanno dei finanziamenti che noi pazzeschi a Milano ce li sogniamo alla notte. Cioè, se avessimo i finanziamenti di Roma. Ma perché ci sono costi oggettivamente dei costi come capitale che ma certo non è che nasce dal niente, no, ho detto oggettivamente, ma oggettivamente certo che sono così tanti, così da giustificare, perché noi non forse costi. Così tanti no è questa che adesso io credo Agatino sicuramente è ovvio che da qualcosa nasce, però insomma magari poi dopo l'occasione fa l'uomo ladro. Allora Agatino, buonasera, io volevo parlare con Silvio Boni. Sì. Pronto? Sì. Buonasera, io volevo parlare con il signor Buone. Eccoci qua. Ecco, lui vuole ascoltare. Io quando io parlo sempre Salvini, offende sempre i partiti. O quando fate una cosa voi altri, basta. Cosa a Torino, che cosa ha combinato? Bossi con suo figlio e lui, che cosa ha combinato? Maroni ha detto togliamo il bollo dalla macchina, togliamo il ticket delle medicine, non avete fatto niente. Io penso che se salite ascolta Buone, io l'ero conosciuto nel rotto mercato, forse non si ricorda di me. Quando una persona dice una cosa la deve mantenere, perché in questo modo, se continuate così, non vi date nessuno il vuoto, perché non mantenete le promesse che dite. Agatino, ma lei ha letto i giornali? Scusa, quando la porta è chiusa. Quando se avete la possibilità che assalite voi altri con questa mentale che avete, non date niente a nessuno, perché siete peggio dei fascisti di 50 anni fa. Buonasera. Grazie, buonasera, Agatino. Grazie. Allora, prego, Agatino, Boni. Lei è simpaticissimo e ha questo idioma che a me piace tantissimo, oltre al simpatico nome.
Allora, sui ticket qua sbaglia tutto, perché l'altro giorno hanno fatto una cosa che uno può piacere o non piacere, però qualcosa hanno fatto. Non è che di punto in bianco noi... Cioè, io vorrei che Maroni stampasse le lire o gli euro domani mattina, ma però non posso, adesso resti ferma. Sì, appunto, no, questa è sul bollo, mi sembra che alcune cose le hanno fatte. Bene, se poi Cota ha sbagliato, Cota pagherà. Se Bossi ha sbagliato, Bossi pagherà. Guardi, le parla uno che è 25 anni che è in Lega. Noi abbiamo una tradizione stupidissima o fortissima, non so cosa dire. Il 30% degli emolumenti, quando è un istituzionale, li versa il movimento. Bene. Okay. Se gli hanno, se qualcuno ha rubato al partito, ha rubato anche dei miei. Ha rubato anche dei miei. Per cui io sono arrabbiato quanto è lei. Però anche di tutti i cittadini. Bravissimo. No, 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 beh, ma sai, capisci? Però tocca del mio, per cui sono anche arrabbiato. Sì. Però io voglio vedere la fine. Cioè, uno mi dica, guarda, ma non fra 20 anni. Io vorrei vederla domani. Dice, questo ha rubato. Bene, allora paga. Quest'altro ha fatto, si è comprato le mutande, paga. Appunto. Perché... Cioè, facciamo, però non che per 20 anni voi continuate a dirmi sta cosa e poi io non so come finisce, perché se sto a quello che ho letto ieri, quello del PDL di Abruzzo, che è riuscito a mettere nel contratto e andare a letto con la sua segretaria, no, io dico una cosa da male. Bravino. Allora, però se l'ha fatto, va colpito e punito, perché sennò tutta la politica finisce lì dentro, a Gattino. Quando si fa politica si fanno delle scelte. Oggi governa il PD con non so che cosa. Sì, con tanti. Benissimo. Alfaletta, allora, Alfaletta, come che diceva. Si assume le proprie responsabilità. Alfetta. Perché quando si fa una scelta se ne contenta una parte, se ne scontenta un'altra. E la gente deve capire che ormai siamo al di là della scelta sinistra o destra. Sulle cose vere si prendono le posizioni. Gattino, io non sono qua a dirle che se va sulla Lega... diamo la pensione, perché non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Paga chi sbaglia, paga. Attenzione. Sul chi sbaglia paga sono d'accordissimo. Poi prego, è vero che standoci la Lega, ci sono scelte, effettivamente quella dei ticket non è proprio così come ha detto l'ascoltatore, però adesso ci sono stati tagli al diritto allo studio, cioè ci sono delle priorità purtroppo che vengono scelte da chi governa, cioè politicamente la differenza è fatta dalle scelte che tu ritieni prioritarie, quindi questo è vero che accade, questi però sono stati votati e quindi bisogna far sì che noi come opposizione cerchiamo di spingere il più possibile perché invece si modifichino certe scelte, questo è il lavoro, però sull'onestà, la correttezza, la legalità io credo che debba essere il principio fondante di qualunque partito e purtroppo non è stato così e anche per questo la gente si è allontanata e quindi dice tutti a casa e tutti uguali, cosa che peraltro mi disturba moltissimo perché tutti uguali no, non è vero, insomma bisogna davvero distinguere e bisogna davvero anche sapere quando vai a votare qualcuno chi è, che cosa ha fatto e informarti, cioè io vorrei che anche le persone che hanno tutto il diritto di essere scontente per come sono andate le cose e quindi li capisco, però adesso nelle prossime scelte stessero più attenti e si documentassero sulle persone che votano, perché è importante, cioè tu è giusto che pretendi una relazione dopo che sei stato eletto, ma devi anche avere la possibilità di farti conoscere per essere eletto e quindi capire davvero da dove arrivi, chi sei e che cosa hai fatto. Io credo che questo, beh, da parte nostra, delle preferenze è importante, un passo dopo le primarie, però esatto, certo, bisogna certo. E allora lì questa legge elettorale che tutti aspettiamo spero arrivi davvero, perché potrà essere l'occasione forse di ricreare questa relazione e di spiegare appunto hai rubato, non hai rubato, stai rimediando a situazioni del passato e come intervieni come partito e quindi questo è importante che avvenga subito, che ci sia davvero la possibilità di scegliere le persone, ma che chi le sceglie sappia anche chi sta scegliendo. Io credo che questo sia un tema sul quale dobbiamo insistere tutti quanti, perché se non cambiamo sta legge elettorale restiamo penso in questa situazione, che... purtroppo. Però non questo... succede, cioè io stessa mi lamento. No, io mi arrabbio perché purtroppo... Beh, sono sempre stato eletto sulla preferenza, per cui... Voi anche, stiamo parlando di un governo centrale. Esatto, di un governo centrale che appunto poi purtroppo ci dà delle proposte che ti portano a emendamenti insomma anche imbarazzanti sul gioco d'azzardo come abbiamo visto prima, certo. Quindi io questo lo imputo anche al fatto che non c'è chiarezza e che abbiamo bisogno di una scelta diversa e di un governo che sia decisamente il nostro. Andiamo a lezioni però con la legge elettorale, perché abbiamo sennò... cambiato la legge elettorale. Renzi ha detto entro gennaio, Se lo dice gennaio. Renzi, quindi allora adesso, ma io sto qua